Salve a tutti ragazzi, eccoci qui su un nuovo video di The Sims 3, Isola da Sogno naturalmente, da come possiamo ben vedere. Ho fatto delle piccole aggiunte come vi avevo detto, ho speso anche tutti i soldi guadagnati dall'ultimo guadagni giornalieri e ho aggiunto queste villette stile spagnolo per il nostro centro turistico. Ho cambiato anche il pavimento, non ho aggiunto altre scale ma semplicemente migliorato questa piattaforma. Ok, questa è stata la mia modifica. Intanto a vedere Marco che passa bene di età, certo. Vediamo la nostra sim, vediamo. Ah, c'è ancora il fatto dei 25 esemplari di acciuga, io lo toglierei, tanto non lo farà mai. Vediamo la nostra sim cosa potrebbe mai fare se non pescare. Molti mi hanno detto di farla esercitare con la pesca, cioè con l'immersione, ma non voglio. Intanto è primavera, nevica ancora. Facciamo pesca. Il nostro sim che oggi non lavora con la sua crisi di mezza età, lo facciamo mangiare un po' di guffré. Il nostro figlioletto oggi dovrebbe andare a scuola se non sbaglio, vero? Sì, 2 ore. Bimbo piange per igiene ed energia. Facciamo così, cambia il pannolino sporco, vero? E metti nel box. Cioè, la nostra simmina si mette un po' con la sua bella pesca e pesca più pesci possibile. Io non so perché punta di qua quando io le dico che deve pescare qua. Ok, i fiori non sono gli unici a sbocciare. L'amore nell'aria, il festival primaverile è giunto in città. Ok, il famoso San Valentine. Ok, vediamo. Ah, che bello. Di sicuro una vegetazione molto bella. Intanto abbiamo preso un esemplare di pesce gatto siamese di 23 kg. La nostra sim è diventata davvero molto brava nella pesca. Ok, il nostro sim che sta facendo? Ah, sta ancora cucinando. Lui deve andare a scuola, dov'è? Ah no, sta a scuola. Almeno sta andando a scuola. Ok, dirigiti a scuola e lavora sodo come non hai mai fatto. Mi raccomando, vogliamo bei voti. Hai ancora 8 perché non sei andato mai a scuola, che per colpa della neve. Io anche con la neve vi manderei a scuola, bambini cattivi. Intanto tu piangi che papà fra poco viene, non ti preoccupare, il tempo che mangia papà e fa tutto ciò che deve. Mentre, perché mamma è troppo occupata, cosa vuole? Mettere un esemplare di squalo in una boccia per pesci. No, non mi piace. Intanto aggiornare una torre turistica. Certo, lo farò il prima possibile. Intanto qualcuno col motoscafo si è presentato qui. Il nostro sim di cattivo umore. Cosa vuole? Prendere in braccio Marco. Bello, prenderà per quando dovrà fare l'azione. Lanciare Marco in aria. No, ho detto prendere in braccio, sì. Lotte con i coscini con sim. Muoviti che sta piangendo. Mangia come uno scoiattolo. Dai, hai finito di mangiare. C'è un momento, puoi ancora mangiare però. Dai, che si sta giocando. Esegui il lavoro di bagnino. Non mi avevano detto che dovevi andare a fare il bagnino. No, pure. Ok, primo desiderio. Metti a letto. E adesso a lavorare. Ebbene, andare a lavorare adesso è una cosa un po' difficile, eh. Facciamo una cosa. Reset sim Andrea Rossi. Prima o poi ti cambierò lavoro, lo giuro. Perché il bagnino non mi sta piacendo, anche perché non si guadagna niente. Quindi smartphone, lavori e professioni, no. Lavori e offerte, lasciare. Prendi ferie non pagate un giorno. Vedi se te le danno. Vediamo.
Richiesti fare non paga di Andrea è stata approvata. Ok. E lo sai cosa significa? Sì. Immergiti. Ci andiamo a fare una bella immersione. Intanto questo con un cappello da strega viene. Ok, pesca fin troppo grossa. Prendi un pesce rosso e nero e seleziona consegna nera alla stazione di polizia per guadagnare il denaro. Ah, rosso staccato nero. Beh, penso sia. Tu nuoti con i vestiti? Neanche in come si dice? Neanche in costume? Cioè quel costume è una muta, è il tuo costume. Ok, vedi di muoverti, cambiarti tutto ciò che vuoi fare perché abbiamo preso ferie non pagate. Cioè il prossimo episodio cambieremo lavoro, ve lo dico, perché abbiamo bisogno di più soldi e il lavoro del nostro team non guadagna abbastanza. Vero, cominciamo da adulti, però fa niente. Magari potevo andare un attimo all'università da giovane adulto, ma non ci ho pensato neanche. Ok. Vabbè, erano soldi che andavano via. Ok, dove sei? Eccoti qui. Ok, mettiamo pausa e controlliamo un po' la zona. Vediamo. Ho visto qualcosa. Ok. Vai. Prima cattura della giornata. Tanto cosa vuole? Catturare 20 pesci durante un'immersione. Ok, è un obiettivo che cercheremo di fare. Intanto buttiamo un po' avanti il tempo. Alla ricerca di pesci, ragazzi. Ah, qui dovrebbero esserci ancora, ancora, ancora. Vediamo, qui c'era il tesoro. Infatti lo apriamo di nuovo. Vediamo, sempre ricerca di pesci. Vediamo. Cattura, preda, una piovra di 416 simoleon che poi venderemo tutte quante. Vediamo, intanto andiamo a riprenderci di nuovo tutto quello che stava in quel baule per la seconda volta. Non abbiamo l'immersione a livello 8, vero? No, è ancora a 7. Se era 8 andavamo ad aprire questa, ma non possiamo. Ok, possiamo prendere quella caverna, possiamo esplorare, ma non voglio, almeno per il momento, perché dobbiamo cercare i pesci, pesci da catturare, qualsiasi animale vivente. Ok. Io giro a cacchio. Ok, 5 diamanti e 2000 simoleon. Ok, ottimo, io direi. Ottimo perché sono tanti soldoni. Poi 5 diamanti, ne abbiamo 10. Magari poi si possono anche tagliare. Intanto vendiamoci la piovra almeno. Ok. Ah, questa è sempre la bottiglia. Sì. La nostra ex vecchia bottiglia. Vediamo. Il mostro piovroso. Tentacoloso. Mettiamoci di così. Ehi. Ah, si è impallato il gioco istantaneamente. Eccoci qua. Cos'è? La si è appena preso un esemplare sublime di tonno. Sono. Quando si parla di sublime è sempre una bella notizia. Cosa sta facendo il nostro sim? Ho visto, sembrava che stava riemergendo. Non è che possiamo chiamare l'amica sirena? Magari torniamo sopra e la chiamiamo. Chi era poi? No, non la conosciamo più. Ma è da tempo che non conosciamo una sirena. Pure questa è la grotta della sirena. Cioè, dovremmo trovarle qui. Ok, io direi di tornare a casa, anche perché non stiamo facendo niente. Quindi vai qui.
un po' di chiamare. Io mi ricordo che abbiamo conosciuto una sirena durante un'immersione. Nostra moglie stava crollando. Dobbiamo salvarla il prima possibile mandandola in bagno sicuramente. Il nostro sim, dove si trova? Ok. Abilità, no. Correlazioni. No, non è una sirena. Purtroppo. Quella è nostra moglie, quello è un alieno. E la conosce nostra moglie. Io la conoscevo una sirena una volta. Ok, allora dirigiamoci in un altro posto, giusto che siamo in vena di immersioni. Fondale di David Jones. Ok, andiamo di qua che c'è. Voglio andare alla scogliera sassosa, che è questa, vero? Immergiti, no, però almeno visita il punto di immersione. Nostra moglie deve andare a dormire. Dormi bambina, dormi con la tua mamma. Dove vai a dormire? Nel sacco a pelo. Non so neanche perché ci dorme il nostro figlio. Intanto Matteo si sta tornando a casa. 2 giorni di ondata allergica. Sorry. Fai i compiti. E poi usa il respiratore. Nostro sim, intanto siamo alla ricerca di una sirena perché ne abbiamo assolutamente bisogno. Ok, siamo arrivati. Dove si trova questa scogliera? Ah, eccola qui. Oh, piove anche. Ah, intanto facciamo immergiti, un passato, uno squalo. Speriamo non ci voglia mangiare. Possiamo anche litigare con gli squali. È una cosa che dovevamo fare, ma un po' difficile. Ok. Altra emissione. Ah, livello 6, l'atletica. Ok, di solito qua si trovano le sirene ogni tanto. Lei? Ah no, per una strana coincidenza l'avevo scambiata per una sirena. Intanto cominciamo. Che cosa essere questo? Cattura subito. È un pesciolino. Picco piccolissimo. Ok, controlliamo un po' la zona anche di qui. Era uno squalo. Grazie, l'avete visto bene, era uno squalo. Magari stavo da quest'altra parte. Oppure sono allucinazioni. Intanto abbiamo preso un pesce angelo. Pesce angelo. Aspettate, pesce angelo sta a Sunset Valley. No, questa cosa mi devo informare. Perché il pesce angelo è un pesce non raro. No, 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 avete ragione. No, può anche essere qui. Non so, torna in superficie. No, mettiamo un secondo pausa e andiamo a ricercare qualcosa di utile per noi. Potremmo andare nella caverna, però vediamo un po' se troviamo qualcosa di utile. Magari se qualcosa voi conoscete, vedremo a te che passa bene. Ok, se sapete qualcosa di utile per me, perché comunque, vero, conosco abbastanza bene il gioco, ma non so tutto. Naturalmente i consigli sono sempre ben accettati e vedremo anche cosa posso fare. Intanto, dov'era la caverna? No, a parte scherzi, che fine ha fatto? Stava in queste zone qua una volta. Forse l'ho trovata. No, di qui? No. Indietro. Una caverna, dov'è? Ops, sto girando su me stesso, non me ne rendo conto che non capisco niente. Niente. Ok, stiamo calmi. Caverna.
Ok, abbiamo perso la caverna. Volete vedere che se la sono rubati? No, perché sono cose che possono capitare. Successo che anche al telegiornale hanno detto questo sim si è rubato la caverna. Se l'è portata a casa perché gli piaceva. Sì, è vero, non è una bugia. Sono cose che capitano. Sì, ma io effettivamente veramente non la trovo. Volete vedere che l'ho passata e non me ne sono reso conto? Lo scopriremo al prossimo episodio. No, 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 dobbiamo trovarlo in questo qui. Vediamo il nostro sim dove si trova, prima cosa. Ok. Cambiamo la visuale del nostro sim. Giriamoci intorno. Ma vedi che sta a due passi e non la trovo. Eppure ci lo sono andato a due o tre volte, ci sono entrato in quella caverna. Eppure oggi non la troviamo. Bah. Può essere anche una teoria vera che si rubano le caverne in questa zona. Ci sono ladri ovunque. Cioè, stanno la carriera dei criminali. Ok, a parte gli scherzi. Ah, eccola qua, abbiamo trovato. Era un po' difficile da trovare. Ok, tu ti esplori la caverna, intanto voglio vedere cosa succede in superficie. La nostra sim sta dormendo, dovrà andare a mangiare. Ah, questo è il nostro figlioletto, vero? Sì, cosa vuoi? Scivolare su uno scivolo da piscina. Ok, lo faremo perché abbiamo la piscina. Ma il nostro sim non stava. Non si stava immergendo. Ok, vai qui, fai. Usa il respiratore. No, ogni tanto capitano dei bug simili. Tipo, mi pare in vita universitaria, un bug che appena entro in qualsiasi sala da cocktail o osteria, appena chiedo una bevanda, cioè si resettano i sim. Brutto bug. The Sims 3 sta mostrando più bug di quelli che pensavo. Intanto il nostro sim è risalito, forse perché ha fame e è stanco. Infatti facciamo proprio dormi e poi chiamo unità familiare. E direi che per questo episodio è tutto, ragazzi, arrivederci.